E proprio alle donne che è dedicato il prossimo tutorial, parliamo di un argomento molto particolare, un argomento che... di cui si parla sempre troppo poco, secondo me, in televisione. Per questo abbiamo convocato in collegamento con noi una brillante ginecologa, lei è la dottoressa Rossella Nappi. Benvenuta, dottoressa! Buon pomeriggio a tutti! Allora, dottoressa, molte donne ci hanno chiesto di parlare di un argomento molto delicato, che è la menopausa. Iniziamo con lo spiegare cosa è proprio la menopausa. Con la parola menopausa noi intendiamo la lettera data dell'ultima mestruazione, però in verità è un periodo nella vita della donna che può durare fino a 5-7 anni, nel quale la donna sperimenta delle forti irregolarità del suo ciclo mestruale, ma soprattutto a causa del cambiamento degli ormoni della riproduzione, primo fra tutti gli estrogeni, va a provare una serie di sintomi che la destabilizzano. Le vampate di calore, sudorazione, irritabilità, nervosismo, cervello nella nebbia, problemi nella vita intima, dolore alle ossa. Queste sono le cose che, ahimè, possono succedere. Non a tutte, però. Non a tutte, però. Allora, abbiamo dato una spiegazione di ciò che significa proprio la menopausa. Subito dopo la pubblicità scopriremo anche tutti gli altri dettagli. A tra poco. Eccoci insieme ancora con Detto Fatto, le 16.49 in diretta con noi. Abbiamo la dottoressa, la nostra ginecologa, dottoressa Nappi. Abbiamo spiegato prima della pubblicità in cosa consiste la menopausa. Adesso la domanda successiva che vorrei farle, dottoressa, è: quali sono le prime avvisaglie della menopausa? Certamente l'irregolarità del ciclo mestruale, il fatto di provare dei sintomi come caldo, freddo, un nervosismo inspiegato, un senso di stanchezza e confusione. E dunque questi segni ci devono portare all'attenzione a volte del medico, perché è giusto affrontarli per scavallare bene questo periodo che in genere viene intorno a 50 anni e che le donne aspettano a volte con un po' di timore. Di timore. Allora io vorrei invitare Giampaolo ancora una volta, le nostre amiche a casa, a scriverci al numero 331-6814-244. Scriveteci, perché abbiamo, insomma, la possibilità. Approfittiamo della presenza della nostra dottoressa. Scriveteci senza timore, insomma, quali sono le vostre perplessità, le vostre paure, i vostri timori legati proprio a questo periodo delicato per le donne, che è la menopausa. Perché secondo lei, dottoressa, la menopausa è ancora un tabù? Ma sai, lo dice la parola, hai la pausa di qualcosa, la donna perde una funzione e quindi questo un po' ce ne vergogniamo. Fai conto che oggi i 50 sono i nuovi 40, la donna è metà. Quindi io ho 30 anni, metà. Dottoressa, mi sta dicendo che io ho 30 anni. Grazie, perché l'amo. No. Perché no, cara? E vedi, la donna quindi si dispiace di avere dentro qualcosa che lei percepisce come una perdita, come un invecchiamento, mentre invece per il resto si sente ancora di avere tante cose da dire e da fare. E anche gli altri un po' ci vedono, no? Con qualcosa in meno, ed è per questo che facciamo fatica a parlarne con le amiche, ma anche con il partner, e soltanto con il dottore qualche volta riusciamo ad aprirci. Però vedrai che se interroghi 10 donne in menopausa, tutte ti dicono no, ma io sto bene, perché in fondo si ha veramente un po' vergogna, mentre invece vergogna non ce ne deve essere, perché ogni donna è una storia a sé. Allora, dottoressa, io vorrei dirle alcune cose, perché per esempio quando si digita su un motore di ricerca la parola menopausa, le domande più frequenti sono: la menopausa fa ingrassare, la menopausa porta alla depressione, i dolori alle ossa. Allora, vogliamo fare chiarezza su quelli che possono essere i problemi fisici legati alla menopausa? Sai, non tutte le donne sperimentano questi sintomi. Certamente un pochino di aumento di peso c'è. Soprattutto si cambia la forma fisica, quindi la donna ha una distribuzione del grasso a mela invece che a pera, e questo è un grasso che, oltre a non piacerci,
ma ci dà anche un certo grado di rischio cardiovascolare, certo, che non dobbiamo dimenticare. Dolori alle ossa possono venire perché gli ormoni regolano il buon funzionamento del nostro apparato muscolo-scheletrico, e poi le famigerate vampate di calore, che sono proprio queste sensazioni di caldo, di freddo, di sudorazione, che sono anch'esse legate al cambiamento ormonale. Però c'è una genetica che ci predispone ad avere tanti sintomi della menopausa, e anche lo stile di vita gioca un ruolo. Quindi quanto più ci stressiamo... E su questo infatti volevo interrogarla, perché volevo che lei desse dei consigli anche di prevenzione, dei consigli proprio per supportare e sopportare meglio queste problematiche fisiche. Sai, sembrano consigli banali, ma sono importantissimi. Bisogna mangiare un pochino di meno e meglio, sicuramente limitando per esempio gli zuccheri semplici, la caffeina, che fa venire più vampate di calore, ci stressa. Bisogna fare esercizio fisico, non serve fare cose complicate, una bella camminata a passo svelto, ricordando anche che in menopausa è molto importante fare esercizi di resistenza, perché questo favorisce la muscolatura. Quindi e meno, previene. Meno aerobica, più esercizi sulla resistenza. Dottoressa, mi dicono dai nostri autori, e forse non è mai successo questo, che il nostro cellulare è impazzito, ci hanno mandato un sacco di domande, quindi non potremo rispondere a tutte, però Giampaolo, se vuoi... Sì, ne abbiamo veramente tantissime, comincio con la prima, guarda, quella che è arrivata, l'ultima è arrivata. Ciao, mi chiamo Ilaria, volevo sapere dalla dottoressa se la menopausa precoce è ereditaria. Ne ho anche altre, quindi dottoressa, se potesse rispondere rapidamente così gliene facciamo, esatto, di più. Certamente, la menopausa precoce può essere ereditaria in più del 50% dei casi, quindi se mamma o nonna ce l'hanno avuta bisogna parlarne al medico in modo tempestivo. Seconda domanda, io non ho l'utero, come faccio a sapere se sono in menopausa? Chiede Angelica. Questa è una bella domanda, perché le ovaie pian pianino smetteranno di funzionare. Se sei fortunata non avrai grandi disturbi, se cominci a sentire caldo freddo e sei nervosa e non hai più voglia, perché no, di fare l'amore, allora forse qualcosa sta cambiando. Ultima domanda di quelle che abbiamo selezionato, da Antonella che ha 47 anni e chiede una cosa, dice: nel periodo della menopausa si può rimanere incinta? È difficile, ma può accadere. È per questo che se ci sono le irregolarità del ciclo bisogna fare particolare attenzione, perché le ovaie possono sparare gli ultimi colpi. Grazie. Grazie mille. No, io veramente sarei stata qui tutto il giorno con la nostra... Comunque, dottoressa, noi l'aspettiamo, torneremo sull'argomento. Vi prometto che torno quando volete, perché anche questo è un argomento. Anche in studio l'aspettiamo, dottoressa. Questo spazio dovrà durare almeno mezz'ora, perché da quello che ci è arrivato dai social e dal nostro numero, veramente non immaginavamo. Però questo spazio l'abbiamo fortemente richiesto, veramente, per tutte le nostre telespettatrici. Grazie mille. Allora l'aspettiamo qui. Grazie a voi. Arrivederci.